storia può essere ambientata solo in un luogo che si chiama così, Ombrosa. Un tempo, ovunque s'andasse, c'erano sempre i rami e foglie tra noi e il cielo. Ora sono rimasti pochi alberi, ma guardatevi intorno e provate ad immaginarvi una vasta distesa di terra ricoperta di fichi, cotogni, ciliegi, mandorli, peri, sorboli, gelsi. C'erano alberi ovunque, tra le case, vicino al porto, in rima al mare, è nato il mondo di Cosimo de Rondò. Signore e signori, questa sera si registra il tutto esaurito qui, nel Bosco d'Ombrosa, per uno spettacolo mozzafiato che vi lascerà senza fiato. Dai, non esageriamo. Vabbè, se non vi piace andate pure a vedere un altro spettacolo. Ma ditemi un po', l'avete mai visto voi un ragazzo di 12 anni spenzolare dai rami di un albero? Nella vita di ognuno di noi c'è un albero e tutti abbiamo provato a salirci sopra. Sì, ma lui poi non è più sceso a terra. Ah sì? Non ci posso credere. Ma leggiamo nell'incipit del barone rampante che cosa veramente successe quella mattina. Fu il 15 di giugno del 1767 che Cosimo Pio Vasco di Rondò, mio fratello, sedette per l'ultima volta in mezzo a noi. Famiglia, per vecchia tradizione, sedeva a tavola a quell'ora. A tavola, al posto d'onore, c'era il barone Arminio, nostro padre, di vecchio stampo, come tante delle cose sue. Permettete che mi presenti. Io sono il barone Arminio, Pio Vasco di Rondò. Con la sua scelta, Cosimo ha disonorato la famiglia ed io non potrò più realizzare il mio sogno, diventare marchese. Il padre non era un uomo cattivo, ma non pensava ad altro che a genealogie, successioni, rivalità e alleanze. Io me ne infischio di tutti i vostri antenati. Già da piccolo Cosimo era un ribelle. Scusate, non parlavate prima di leggerezza. Una vita così vi sembra forse leggera? Io sono la madre, Conradine von Kurtewitz, detta anche la generalessa. Cosimo, Biagio, a tavola! Sì, mamma. Sta dritto, vi gomiti dalla tavola. So, mangia. Mangia, noch ein wenig. Gut. Sieh zu, sta composto. Pulisciti il muso. La madre, la generalessa, usava bruschi modi militari a tavola. Oggi vostra sorella ha preparato una cosa buonissima. Lumache flambé. Che bontà! Non la mangerò mai. Mangiate subito o vi rinchiudiamo nella stanzina. E allora? No, e poi no. Mai si era vista una disobbedienza più grave. Via da questa tavola. Ma dove vai? Lo so io. Vorsicht, ora casca, poverino. Quando sarà stanco di star lì, cambierà idea. Non cambierò mai idea. Ti farò vedere io, appena scendi. E io non scenderò più. Oh, il mio bambino. E mantenne la parola. Così il fratello Biagio inizia il racconto della vita di Cosimo, da quel giorno in cui il dodicenne decide di passare il resto della sua esistenza sugli alberi. La sua scelta originale però non lo allontana dal mondo, anzi fa maturare in lui una visione delle cose più consapevole e più vasta. Perché, proprio come Lucelli e Calvino, chi vuole guardare bene la terra deve tenersi alla distanza necessaria. Cosimo continua infatti a partecipare effettivamente alla vita della famiglia e della comunità del suo paesino e nel frattempo cresce, si innamora, studia
entri in contatto con filosofi e intellettuali e aggiornati sugli eventi storici e culturali nel suo tempo. Chi interagisce con Napoleone, con lo zar di Russia. E tutto questo senza mai scendere dagli alberi, sui rami, insieme agli uccelli. Cambiano le prospettive al mondo. Oh.